Benvenuti in questo video dove parleremo di un decespugliatore elettrico, senza fili, a batterie. Perché ho deciso di acquistare un decespugliatore elettrico? Stanco di dover preparare la miscela, abito in campagna, voglio aria pulita, poco rumore e non volevo più faticare più per accendere il mio decespugliatore che per tagliare l'erba. Questi altri motivi mi hanno spinto a scegliere un decespugliatore elettrico. Allora, faccio una piccola premessa. Questo è un prodotto della Kramer. La Kramer fa parte di una holding di un gruppo, la Globe Tools, di cui fa parte la Greenworks e appunto la Kramer. Nella Greenworks troviamo maggiormente prodotti dedicati all'uso domestico, mentre la Kramer ha un profilo più professionale. Bisogna fare a scegliere con attenzione quali tipologie di prodotti fanno al nostro caso e questo un buon rivenditore vi può sicuramente guidare. Io mi sono fatto guidare da Di Felice Gaetano, da Moreno, dal suo staff, da Massimo, a Vetralla, in provincia di Viterbo. Mi hanno spiegato tutti i segreti che ci sono dietro un motore elettrico, un decespugliatore, quindi ho optato per questo modello da 82 volts. Che significa 82 volts? Allora, troviamo diverse famiglie, nella Greenworks per esempio troviamo 24, 40, 60 volt, mentre nella Kramer troviamo 40, 82 volts. Ecco, se vi state approcciando ai motori elettrici, ai decespugliatori o altri prodotti elettrici, fate bene attenzione a che tipologia andate a scegliere, in base al vostro giardino, alla grandezza del vostro giardino, al tipo di utilizzo. Perché? Perché la batteria che è all'interno del vostro strumento può essere riutilizzato anche in altri strumenti. Quindi io oggi ho comprato un decespugliatore, domani da 82 volts, domani potrei comprare un tosaerba, un rasaerba, un robottino, un tagliasiepi, scegliere la stessa tipologia e quindi sfruttare la ba stessa batteria. La tolgo e la metto su un altro prodotto e questo è molto comodo perché mi fa abbassare i costi di acquisto, non devo riacquistare ogni volta la batteria che è un costo di un certo livello e quindi mi permette di risparmiare. Quindi la scelta va fatta in base alla tipologia del proprio giardino. Ed eccoci qua, adesso andiamo nel dettaglio di questo decespugliatore Kramer 82T10. Ha un motore brushless da 1 kW, un angolo di taglio da 30 gradi, la larghezza di taglio è di 40 cm. Lo spessore del filo da 2 mm. Ha quattro velocità. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Qui ho la leva per regolare la velocità. Qui lo sblocco, ma non solo. Premendo in avanti questo pulsantino, io posso scegliere quattro velocità di rotazione diverse. Questo mi permette di selezionare il lavoro, la velocità in base al lavoro che io devo fare. Quindi andiamo da 4.500 giri al minuto, 5.500, 6.000, 6.500. Quindi mi dà la possibilità veramente di graduare la velocità e quindi di utilizzare al meglio il motore e la batteria. Il peso è di 3,5 kg, vuoto, senza batteria. La batteria pesa 1,9 kg e qui ecco, questa è la batteria. Le batterie ce ne sono da diversi tipi. Qui in questo caso questa è da 3 A, l'82V220, ha un'autonomia di meno di 50 minuti, tenendolo sempre acceso probabilmente anche meno. Diciamo, il tempo di utilizzo riportato sul sito è di circa 50 minuti. Poi lo proverò e vi dirò esattamente quanto mi dura la batteria. Il tempo di ricarica invece è 45 minuti. Quella è perfetta, l'ho provata, l'ho usata e aveva esattamente 45 minuti. Poi vi faccio vedere il video di ricarica. Allora, il motore brushless che cosa significa? È un motore senza spazzole, senza entrare troppo nei dettagli. I motori elettrici moderni hanno questa tecnologia, praticamente gli permette di essere più efficienti, più veloci, non riscaldarsi e soprattutto più potenti e con quindi la maggiore efficienza fa durare di più la batteria. Ormai tutti i motori moderni utilizzano questa tecnologia brushless. Comunque, se cercate in giro su internet, sui video, trovate molti video che vi spiegano nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Adesso andiamo a fare una prova di accensione.
La batteria si posiziona facilmente, basta fare una breve pressione. Con questo pulsante c'è il rilascio della batteria. Pulsante di accensione. Abbiamo velocità 1, 2, 3, 4. Proviamo la 1. Andiamo a sbloccare. Andiamo a scegliere una velocità massima. Sentite dal rumore, è quindi la maggiore velocità. Proviamo la gradazione. Molto facile, molto comodo comunque variare la velocità anche in base alla levetta. Adesso la batteria è in ricarica. Il LED lampeggiante verde indica che la ricarica è corretta. Quando sarà verde fissa, la ricarica è completa. Fissa rossa significa che ha superato la temperatura, lampeggiante rossa che c'è stato un problema durante la ricarica. Questo rumore che sentite è la ventola della batteria e vi dirò esattamente quanto tempo ci ha messo a ricaricare la batteria completamente. Le batterie si possono collegare tramite Bluetooth a un'app, gli si può dare un nome, si possono vedere le informazioni particolari, lo stato della batteria e la posizione geografica di quando si sono collegate all'app. Bene, è il momento di provare il decespugliatore. Inizierò con la velocità più bassa, poi qui l'erba è abbastanza alta, quindi sicuramente avrò bisogno della massima potenza. Vediamo come si comporta sul campo. Questa è come era prima del taglio, per farvi capire quanto è alta l'erba. Ecco il risultato. Ottimo. Lo proverò ancora un po' di ore e poi vi dirò come mi sono trovato. Allora, eccomi qua. Dopo parecchie ore di utilizzo, posso dire che sono più che soddisfatto di questo acquisto. Il decespugliatore si è comportato bene, anche sull'erba molto alta ha tagliato senza grosse difficoltà. Molto comodo la possibilità di scegliere la potenza, comodo anche la possibilità di rodeare al contrario per togliere l'erba che si annoda intorno alla testina. La regolazione della velocità 4 forse sono esagerate, ne sarebbero forse bastate 2, ma comunque è comodo quando soprattutto stai intorno alle rose o alle piante che non vuoi tagliare, o magari devi tagliare solo l'erba quella più fina, ed è comodo poter ridurre al minimo la potenza, molto meglio della gestione attraverso il pulsante, quindi molto, molto comoda. È ben bilanciato, non si fatica. Il fatto che ci sia il motore sulla punta e la batteria sulla parte dietro bilancia molto bene il carico, non pesa, è maneggevole. Consiglio l'utilizzo di due batterie in modo tale che mentre una si ricarica, l'altra la puoi utilizzare e lavorarci. Ovviamente c'è la possibilità anche di avere un caricabatterie. Un doppio caricabatterie oppure batterie con un po' più lunga durata, quello dipende ovviamente dalle vostre esigenze. Io le batterie che ho utilizzato, queste qui da 3 A, al massimo della potenza senza mai fermarmi, senza mai togliere il dito dall'acceleratore, mi è durata all'incirca 25 minuti, mezz'ora quasi, via. E
dosando la velocità nei punti, per esempio, ho fatto un'altra parte, altre parti dove era meno alta l'erba, ho potuto dosare meglio la velocità, è durato decisamente di più la batteria. Però nel frattempo, mentre io lavoravo, l'altra stava in carica, quindi non mi sono mai dovuto fermare, ecco. Quindi questo secondo me è la cosa migliore, la cosa che mi preoccupava di più, rispetto alla miscela, che basta avercela a portata di mano, la metti e vai, non ti fermi mai. Sono contento, molto meno rumore, non ho più fastidio a quell'orecchio, non devo indossare le cuffie, il rumore è praticamente assente. Anche il mio vicino di casa se ne è accorto, è venuto a trovarmi, sentiva questo leggero rumore particolare, quindi era molto incuriosito. Ve lo consiglio, ottimo, ottimo prodotto. E, avete visto il video della batteria e anche dell'app per gestire le batterie, sicuramente comodo per chi ha magari un parco batterie dislocato in vari posti, in vari luoghi, ovviamente per l'uso casalingo magari non lo trovo particolarmente utile. Sicuramente con la stessa app si possono gestire anche i robot tagliaerba, quindi lì andiamo su altri fasci di utilizzo, altre fasce di prodotti. Veniamo ora ai prezzi. Allora, questo modello viene 344 euro IVA compresa, prezzo di listino. La batteria, questa qui da 3 A, viene 250 euro. Il caricabatterie singolo 95 euro, mentre se preferite quello doppio, se acquistate diverse batterie, 142 euro. Questi sono tutti i prezzi, ripeto, listino, IVA compresa. Comunque, soddisfatto. Se volete maggiori informazioni, io vi consiglio di andare di Felice Gaetano a Vetralla, stanno in via dei Cappuccini, vi sapranno aiutare a scegliere il prodotto migliore, il marchio migliore, adatto soprattutto alle vostre esigenze. Ecco, questa è la cosa che ci tengo a precisare: ogni prodotto può avere pro e può avere contro, va valutato in base al tipo di lavoro che si vuole fare, al tipo di giardino. Quindi sicuramente avere delle persone competenti come Moreno, come Massimo, sicuramente vi daranno quei suggerimenti utili, che vanno oltre alla banale vendita, per potervi guidare in questo mondo. Per il momento grazie e alla prossima recensione.